Quante volte ci siamo sentiti stanchi, falliti, magari per un progetto di una casa, un fallimento di un matrimonio, un licenziamento di un lavoro. Tutto sembra andare contro te e ti chiedi, ma perché? Perché succede questo? Sai, a volte basta stare in silenzio e aspettare ciò che Dio ha da dirci, la sua volontà, ciò che Dio vuole per noi. Anche in mezzo ai fallimenti, Dio ci chiama ad ascoltare sempre la sua parola. Prega, leggi la Bibbia, circondati di persone che hanno fede, ma soprattutto fidati di Dio, perché solo con Dio c'è la speranza, c'è un avvenire eterno. Lascia tutto ai piedi di Gesù, perché Lui sa cosa è meglio per noi. Per questo che ti lascio con questo versetto in Geremia, capitolo 31, versetto 17. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. Dio ti benedica. E alla prossima puntata.